Amici di Tacchetti di Provincia, ci troviamo qui a Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza, nei pressi dello stadio Giovanni Dalmaso, perché nella squadra locale che milita in Eccellenza Veneta gioca una vecchia conoscenza del calcio della Serie A che abbiamo il piacere di avere qui, il signor Ray Volpato. Buonasera Ray. Buonasera a tutti. Ringraziamo della disponibilità, ringraziamo anche la fidanzata perché è il 14 febbraio oggi, quindi la salutiamo, anzi casomai, visto la disponibilità. Certamente, però comunque dai, c'era l'allenamento, quindi... ha interferito e anche no, diciamo, esatto, dai, quindi diciamo che abbiamo approfittato del fatto che ci fosse allenamento e l'abbiamo strappato. Esattamente. Senti, io mi pongo innanzitutto dal punto di vista dei nostri ascoltatori, no? Di chi ci guarderà il video e leggerà l'intervista. La prima cosa che può venire in mente è: ma caspita, ma Ray Volpato, l'ex Juve, Siena, Livorno, Coppa UEFA, Nazionale Under 20, torneo di Viareggio, in Eccellenza, in provincia di Vicenza. Partiamo dal presupposto, tu sei veneto, nato ad Olo, giusto? Sono nato ad Olo, sì, ho sempre vissuto a Sant'Angelo di Piove, provincia di Padova. Sono solo nato all'ospedale di Dolo, poi basta. Poi sei cresciuto calcisticamente a Padova? Sono cresciuto calcisticamente a Padova, ho fatto tutto il settore giovanile fino alla prima squadra, esordendo nei professionisti in prima squadra a Padova. Ma ora sei a 36 anni in Eccellenza, ma è legale questa cosa? Penseranno le persone? Cosa ci fai qui? Giocare a calcio mi piace, è stata una passione, è stato un lavoro, è stato un divertimento, è stato tutto, quindi pian piano sto scendendo, però comunque la voglia di continuare c'è sempre, finché c'è la voglia e ti diverti, sono del parere che è giusto farlo. Facciamo la carta d'identità, segni particolari attaccante, nel senso che tu non sei stato magari un Gianluigi Buffon che è nato attaccante e poi è finito in porta, o un Fabio Grosso che no, è da trequartista. Diciamo che quando ero più giovane ho fatto l'ala all'inizio. Sempre comunque un ruolo offensivo. Sempre comunque un ruolo offensivo. Ecco, ma che tipo di attaccante sei tuttora? Sei stato in carriera? La stampa ti ha definito a un certo punto il nuovo Vieri addirittura. Sì, mi ricordo, c'è stato un periodo dove, diciamo, un attaccante d'aria principalmente. Opportunista quindi? Sì, diciamo forte di testa, con una buona tecnica. Un giocatore, diciamo, che esprimeva il suo meglio negli ultimi 20-25 metri. Sono sempre stato principalmente una prima punta. Ok, ora che sei qua in Eccellenza, visto anche il tuo trascorso, ero curioso di sapere come ti trattano gli avversari, cioè c'è un minimo di timore reverenziale e dici caspita, sono contro Ray Volpato, un ex professionista che ha giocato in certe categorie, oppure proprio per questo ti battono ancora di più? Dipende, un po' tutte e due le situazioni, perché comunque sicuramente c'è rispetto, perché adesso c'è anche una generazione diversa, tanti giovani magari comunque non mi conoscono, perché a volte c'è anche differenza di 18, 16, 20 anni, comunque con i giovani che stanno crescendo adesso, quindi giustamente loro neanche sanno chi cosa posso aver fatto, qualsiasi cosa. Quindi, però bene o male con la gente che ti conosce, comunque con alcuni giocatori che comunque magari è già qualche anno che ti incontri, tutto quanto, c'è sempre una forma di rispetto, sicuramente si nota, okay. Però giusta, poi quando è ora di giocare si gioca, non è che si risparmiano oppure che se devono tirare un calcio non lo tirano, oppure perché sei Ray Volpato, perché comunque è giusto anche che sia così. Il mio passato sì, per carità, è giusto rispettarlo tutto quanto, però quando si entra in campo è giusto anche che loro facciano il suo dovere come devo farlo io. Esattamente, esattamente. E i compagni di squadra, in vista anche, visto anche il tuo trascorso, ma ti chiedono delle cose, ma per dirti, non so, mi viene in mente, io ti chiederei, ma quanto forte era Ibrahimovic alla sua età? Ah, sicuramente più di qualche volta è successo che magari qualche domanda, qualcosa mi chiedono, è curiosità, è anche giusto che sia così. E se riesco a portare qualcosa, come sto cercando di fare negli ultimi anni, da quando diciamo sono sceso dal professionistico, sono calato nell'ambiente dilettantistico, è una cosa che mi porto dietro e voglio anche magari trasmettere oppure magari portare qualcosa di concreto, qualcosa per far crescere le società e lo stesso gruppo dove sono all'interno del gruppo, gli stessi giovani, tutto un insieme di cose che comunque magari possono dare un aiuto, una mano durante l'anno. E questa è una bellissima cosa. Andiamo con ordine nella tua carriera. Allora, tu cresci appunto nella Sant'Angiolese, però passi prestissimo poi nel settore giovanile del Padova. Sì, ho fatto pochissimo la Sant'Angiolese, forse ho fatto un anno. Eri veramente piccolo. Ero piccolo, perché avrò avuto 6-7 anni. Col Padova arriva all'esordio appunto in prima squadra fino alla chiamata della Juventus. Io volevo chiederti, ma ti ricordi il momento esatto in cui, non so se sia stato il tuo procuratore, se ce l'avevi già, un dirigente del Padova, un tuo parente che ti ha detto, oh Ray, ti vuole la Juve, no, te lo ricordi? Diciamo che è stato
diciamo, nella parte estiva, diciamo, di stop dei campionati, c'erano parecchie voci, chi parlava di Juve, chi parlava anche di estero, chi parlava, diciamo, si annusava che comunque qualcosa poteva succedere. Però io ho anche sempre detto che a Padova stavo bene, comunque la mia città, ero giovane, perché comunque, se non ricordo male, a quel tempo forse che giocavano i professionisti con una certa continuità, e a quell'età eravamo io e Nicola Pozzi, con lui, cui poi fotocopia anche lui, era Cesena, che eravamo noi due, diciamo, in quel momento i due giovani che comunque magari spiccavano un po' di più. Quindi io sempre il Padova l'ho sempre messo davanti a tutto, perché comunque mi ha fatto crescere, mi ha dato l'opportunità. Logico che quando iniziano a sentirsi certi nomi, oltretutto anche non perché ho giocato a Juve, ma ero juventino anche dalla nascita, quindi... è una domanda che volevo farti, infatti. Quindi è stata una motivazione in più, c'erano anche altre società, e allora col procuratore e comunque pianificando tutto, la scelta è stata la Juve. La Juventus. Quindi arriva la Juve, e una grandissima Juve, l'abbiamo detto prima, probabilmente, io credo, io ho avuto modo di vederla giocare, io non sono juventino, però secondo me è una delle più forti della storia. Sì, penso, togliendo via, che tra virgolette è non un rimpianto, però è stata un po' una sfortuna, perché l'anno prima sono andati via due giocatori dalla Juve, che uno era Zidane e uno era Davids. Esatto, sì. E comunque stiamo parlando di due giocatori fuori dalla norma, sì, anche loro. Sì, sì, sì. Penso che un'altra Juve di quel livello non la ricordo. Quelle di Platini non ho fatto in tempo a vederle, perché comunque... Non dicono fosse forte anche quella. Sicuramente non era una Juventus scarsa, però... Della mia generazione sicuramente penso sia stata la Juve più forte di tutti i tempi. Citiamo anche un po' di nomi, perché c'erano Gianluigi Buffon, David Trezeguet, Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Del Piero, Pavel Nedved, insomma giocatori, tra l'altro un gruppo che poi molti di loro sono andati a vincere anche il campionato del mondo nel 2006. Esattamente, l'anno dopo, il 2006, è stato l'anno che ha vinto il mondiale, c'era Camoranesi, quindi... Sì, ne ho dimenticati tantissimi altri. Penso che sia una squadra che dove... Forse era l'unica squadra senza una riserva, perché comunque tutti allo stesso livello. Cito un nome a caso, Zalaieta, che comunque lì alla Juve magari giocava un po' meno, però su qualsiasi altra squadra probabilmente avrebbe fatto titolare. Faceva il titolare, che è indiscutibile. Eh sì. Con questa Juve arriva anche l'esordio in prima squadra in Coppa Italia contro l'Atalanta. Esattamente. Ma volevo chiederti, parlando proprio dello spogliatoio con tutti questi campioni, tutti quanti dicono, quando vai a giocare in una squadra del genere, in particolare la Juventus, e quella Juventus ti insegna ad avere la mentalità vincente, è così? Guarda, io la mentalità che ho trovato lì non l'ho trovata più da nessuna parte. È anche vero che di grandi squadre ho fatto solo quella, diciamo, ho vissuto solo quella, poi per carità Siena, Empoli, comunque squadre di Serie A, senza niente, con tutto rispetto, però comunque la Juve, con qualsiasi anche giocatore che comunque, anche i campioni che parli, tutto quanto, la Juve è, non so neanche come spiegarlo, è qualcosa di particolare. È una qualcosa di particolare, quando entri in quell'ambiente là non sei obbligato a pensarla alla loro maniera, però comunque ti trasmettono, ti portano ad avere una mentalità da Juve. Qui funziona così, ti dicono. Sì, non è neanche che te lo impongono, però comunque sei portato, ti adatti al modo Juve, diciamo, chiamiamolo tra virgolette. È una mentalità che ti porta a dei risultati importanti, eh sì. Che poi, io avendo avuto anche la fortuna, comunque in piccolo cerchi di trasmetterla. Assolutamente. Quindi... Hai avuto come allenatore in quella Juve Fabio Capello. Era questo sergente di ferro che tanti dicono? Com'era Fabio Capello? Soprattutto sono curioso di sapere che atteggiamento aveva nei confronti dei più giovani, come nel tuo caso. Guarda, io ricordo che il mister comunque cercava di trattare dal più vecchio al più giovane tutti alla stessa maniera, perché comunque anche il mister stesso all'epoca mi ha detto: se sei qui e sei comunque, fai parte della rosa della prima squadra, vuol dire che comunque te lo meriti, comunque ci puoi stare. È anche un fattore che dici, il mister ci tiene, sì. Quindi è qualcosa in più che aiuta tantissimo un giovane. All'interno della rosa comunque il mister era rispettato da tutti, in maniera, aveva i suoi modi giusti di far capire le cose. Hanno portato certi risultati anche. Di gestire il gruppo, perché secondo me era un mister che sapeva gestire giocatore per giocatore in una maniera
fantastica. Del Piero quell'anno comunque ha avuto alcune difficoltà, però comunque quando giocava faceva gol, comunque quando giocava faceva bene, magari non aveva il minutaggio che magari aveva avuto gli anni prima, però comunque è sempre stato presente come capitano innanzitutto, perché comunque era il punto di riferimento di tutta la squadra, però anche in campo, nonostante magari qualche volta veniva preferito qualche altro giocatore al suo posto, però comunque il rispetto del giocatore che era, del capitano, come lui, tutti gli altri, sotto questo aspetto al mister, io ero giovane, tante cose magari non le capivo, tante cose le capite dopo, le ho capite più avanti, magari con l'esperienza e tutto quanto, però sicuramente ha avuto una gestione del gruppo fantastica. Hai parlato poi di primavera, tu con la primavera vinci il torneo di Viareggio, visto che tra l'altro è anche periodo, perché siamo nel periodo appunto di carnevale, una Juventus primavera, anche lì bei nomi, perché c'erano Marchisio, Criscito, sì. De Ceglie, Masiello. Eravamo una primavera importante. Tu sei stato anche capocannoniere di quel torneo. Io ho fatto il capocannoniere del Viareggio anche, vincendolo. E diciamo che era una primavera importante, perché comunque Marchisio forse è arrivato di quel gruppo là, forse è quello che è arrivato più in alto. Si parla di quando giocava e stava bene, a parte gli ultimi forse 2-3 anni, però forse era uno tra i 4-5 centrocampisti più forti al mondo. Secondo me indubbiamente. Quindi e c'erano Xavi, Iniesta, stiamo parlando di centrocampisti importanti. Poi comunque c'era Criscito, e comunque anche lui ha fatto una grandissima carriera. Anche Masiello, Andrea, Masiello. Comunque ha fatto. Diciamo di quella Juve là, tanti giocatori sono tolti delle belle soddisfazioni, quello sicuramente, perché comunque probabilmente adesso se io vado a paragonare quella primavera là con una squadra di Serie B in questo momento, il livello è non dico che sia più alto, perché comunque eravamo giovani, era diverso, però comunque se io vado a vedere l'ossatura e tutto quanto, poteva fare un campionato di Serie B. Sì, diciamo che se fosse la Juventus Next Gen di adesso, quella Juventus lì, diciamo che a Serie C non so quanta partita ci sarebbe. Esattamente, insomma. Quindi questa è stata una fortuna che magari hanno i giovani di adesso, che hanno l'opportunità di comunque fare un campionato professionistico. Esatto, un campionato vero. Dove ci sono una Serie C è diversa da fare la primavera. Ecco, di quella Juve lì, poi chiudiamo appunto il capitolo Juve, si è poi parlato tanto anche della società. Io non vogliamo entrare assolutamente nel tema Calciopoli, anche perché immagino che non è che mi diresti se sapessi qualcosa, no. Ma immagino anche che tu non sappia nulla. Però volevo chiederti, quella società lì, secondo me, a mio modestissimo avviso, era anche di un livello superiore, anche la società. Tu che ricordo hai? Ma io ricordo bellissimo della struttura della società, perché comunque c'era un rispetto all'epoca per Moggi, per tutta la dirigenza, che andava oltre rispetto alle altre parti. Che magari dalle altre parti, non che non ci sia rispetto per il direttore sportivo, diciamo, però magari è un po' meno, come si dice, un po' più amichevole, sì. Un po' più familiare la situazione. Okay. Invece lì era proprio rigida la cosa. Sì, si percepiva proprio. Si percepiva che comunque c'era un grosso rispetto da entrambe le parti, però ognuno aveva il suo ruolo ed era quello. Molto ben schedulata. 19 anni ti mandano a farti le ossa, ti mandano a Siena, sì. Ok, con Luigi De Canio allenatore, dove arrivano anche i primi gol in Serie A. Ci racconti quell'Udinese Siena? Beh, sicuramente doppietta, perché ne hai fatti due nella stessa partita. Nella stessa partita, che hanno valgo. E abbiamo vinto, quindi e è avete stato, vinto, diciamo, esatto. Un quadro completo. Pareggio di Iaquinta, se non ricordo. Su rigore, se non ricordo, ma sì, pareggio di Iaquinta su rigore, poi il 2-1 su assist di Locatelli. Tra l'altro avevi rischiato anche la tripletta in quella partita lì. Sì, c'è stato a tu per tu col portiere, c'era De Sandis che l'ha parata, però. Eri ancora però in fibrillazione, insomma, dopo. Che è andata bene così, lo stesso, bene non così. È andata male. È importante avere i tre punti, quindi quelli importante, perché comunque il Siena giocava come primo obiettivo per la salvezza, quindi sicuramente sono stati punti importanti, però è stata una partita dove, diciamo, le cose sono andate tutte dritte, perché comunque sono riuscito a sbloccarla, poi è vero il pareggio, poi comunque ritrovi il vantaggio sempre con il gol mio, tutto quanto, quindi riesci a vincere. Se uno ti chiede qual è il tuo sogno da bambino, penso che quello lì, meno male. Una giornata così. Una diciamo. Giornata così, penso che possano desiderarla tutti i bimbi o i ragazzi di oggi. Io ho avuto la fortuna che infatti di riuscire
a realizzarla è stata una cosa... Un'apoteosi. A Siena arrivano però anche le prime sfighe, ci passerete il termine, sì. Perché in primavera, se non mi ricordo male, ti rompi il legamento crociato. Sì, non tantissimo dopo, che diciamo... Quando mi chiedono, io dico dalle stelle alle stalle. Ci dovevi spiccare il volo e invece è arrivato questo. Ci sono state determinate situazioni dove, tra virgolette, dici ok, siamo a buon punto, continuiamo. Purtroppo c'è stato questo infortunio che ha azzerato, tra virgolette, un po' quello che ho fatto prima. E quindi da lì è stato un ripartire. E un salvagente importante te l'ha tirato un vecchio amico, perché in quel Siena l'allenatore è De Canio, ma il secondo è Antonio Conte, che ti vuole l'anno dopo, una volta guarito, anche se poi ti sei trascinato un po' di postumi dall'infortunio. Sì, perché ho fatto una guarigione un po' troppo frettolosa. Tu volevi tornare in campo. Ma non solo io, giustamente, perché comunque avevo iniziato, mi sono fatto male, non vedevo, ero giovane, non vedevo l'ora di rientrare, tutto quanto, anche se dall'altra parte la Juve, oltre ad avermi curato, che oltre ad avermi messo a disposizione tutto per rientrare, mi diceva non aver fretta, stai tranquillo, però la voglia, comunque il mister stesso, che comunque sai che ci tiene e tutto quanto, cerchi comunque di velocizzare il più possibile i tempi. C'hai fame. Anche perché, però il problema è che, essendo giovane, non avendo esperienza, no? Alla lunga poi le paghi più tardi. E questa è stata... Io le ho pagate, quindi, a lungo. Diciamo, però comunque non rimpiango di non essere entrato magari 2 mesi dopo, perché comunque in quel momento lì era così. Momento lì, dal mio punto di vista, era giusto che se potevo dare un contributo, potevo fare qualcosa, comunque l'allenatore che comunque ci teneva che ci fossi, ci teneva che rientrassi, tutto quanto, è andata così, e però non rimpiango niente. Ecco, quindi finisci ad Arezzo con Antonio Conte. Ti chiedo, anche perché poi tra l'altro Conte viene esonerato durante quella stagione e arriva anche Maurizio Sarri, io ti chiedo, Conte e Sarri, no? Tutti e due, com'erano nelle loro, adesso parlare di Sarri nella fase giovanile, perché già aveva comunque un'esperienza, diciamo, fatta nelle categorie inferiori. Conte invece era decisamente un allenatore più giovane. Ti saresti mai aspettato che entrambi facessero poi il percorso che hanno fatto? Ma Antonio lo conoscevo anche perché l'ultimo periodo che io sono stato alla Juve, prima di andare a Siena, lui veniva, nonostante che non giocasse più, veniva ad allenarsi con noi. Ah, si allenava, quindi comunque lo conoscevo già. Sicuramente Antonio, la forza sua è la mentalità che probabilmente ha acquisito anche alla Juve, che già probabilmente ce l'aveva anche di suo, però l'ha acquisita, che quindi è una mentalità... Un martello, una mentalità vincente. Anche se io devo dire che l'Antonio Conte del primo periodo che ho conosciuto ad Arezzo non è l'Antonio Conte che ho conosciuto quando è rientrato ad Arezzo e gli anni successivi, perché dopo ce l'ho avuto a Bari, non è quel... Esatto, è stato un percorso lungo. Non era lo stesso allenatore. Diciamo, per un giocatore forse l'Antonio Conte del primo periodo di Arezzo è l'allenatore ideale, perché comunque ti fa lavorare, però ti fa tanto anche divertire. Ok. Poi le cose non facevamo male, però facevamo fatica a vincere, perché comunque il gioco c'era, facevamo fatica a vincere. È stato esonerato e poi è rientrato, dopo ti parlo di Sarri, perché è un allenatore diverso. Un allenatore molto diverso, sì. Fortissimo anche lui, però. Quindi quando è rientrato e forse è l'allenatore che puoi odiare più al mondo sotto l'aspetto il calciatore martello, tattica. Quindi, però... sono cambiate le cose in una maniera, quindi è quello che dici, se lo seguo i risultati poi mi arrivano. Questo aspetto io ho avuto la fortuna anche di averlo, e lui ha le sue idee, lui però dove va, e comunque lo sta dimostrando, comunque porta qualcosa e comunque vince. Quindi il giocatore, io dico sempre, il giocatore finché si vince puoi fargli fare tutto e non si lamenta mai. E non si lamenta mai, va tutto bene. Quando le cose vanno male, allora cominciano allora iniziano a venire fuori le magagne, difficoltà. Mi dicevi di Sarri, allenatore diverso invece. Di Sarri era un allenatore diverso, sicuramente, sotto sé. Diciamo che Sarri, a me è una cosa che è rimasta impressa, che poi se l'ha portata un po' dietro anche negli ultimi anni, soprattutto quando era a Empoli. Lui le palline attive aveva non so quanti numeri, che a volte noi all'inizio
siamo andati in difficoltà perché mister 1, 2, 3, 4, 5. Ah sì. Diventano tanti, mister. È anche difficile perché comunque la partita e controlla questo, controlla l'altro, e comunque dopo ricordarti tutto per filo e per segno non era neanche facile. Tipo il libretto degli schemi del football praticamente. Perché lui sotto l'aspetto, lui con la roba che mi ha impressionato, che lui conosce i giocatori sotto ogni punto di vista. Lui si gira tre volte a sinistra durante la partita, se porta la palla col piede destro, esattamente lui ti fa la scheda tecnica, almeno all'epoca ad Arezzo, giocatore per giocatore che magari doveva giocare quella partita, che si sapeva che giocavano quindi 11, lui giocatore per giocatore ti faceva ai raggi X la scheda tecnica. Sapevi già cosa andavi. Sapeva tutto, lui è un'enciclopedia dal mio punto di vista a livello proprio di giocatori. Poi anche a livello di tecnico, tattico, sta avendo dei risultati importanti anche lui, quindi stiamo parlando forse sotto gli occhi di tutti. Stiamo parlando di due allenatori tra i più bravi al mondo, penso. In questo momento credo gli italiani, insieme a Carlo Ancelotti, credo ci sia poca discussione che siano tra i due più bravi al penso mondo. Penso di sì. Anche perché sono andati a allenare anche in campionati come Inghilterra. Con l'Arezzo, tra l'altro, e qui mi riaggancio anche all'attualità, segni un gol molto particolare perché tu segni un 2-2 al San Paolo di Napoli. Esattamente. Un gol del pareggio, tra l'altro, al 90° minuto. Ti chiedi com'è segnare lì? Ovviamente tu li hai zittiti tutti, quindi... Sicuramente lo stadio di Napoli, come penso non ci sia giocatore che magari ha avuto la fortuna di giocare là, che dica che non è un ambiente particolare. È qualcosa di diverso. È qualcosa di diverso, è proprio la gente stessa, è un qualcosa di diverso. Quando entri là, se non mi ricordo male, in qualche intervista anche Cristiano Ronaldo ha detto, giocare a San Paolo, a Napoli, è diverso che giocare da qualsiasi altro stadio, perché loro hanno sto modo comunque di farti sentire la partita in maniera diversa. Queste sono piccole soddisfazioni che tra virgolette mi sono tolto. Piccole, chiamiamole piccole. Sì, sono giocatori che hanno fatto molto di più, per carità, io non rimpiango niente, anzi me le tengo strette perché comunque sono soddisfazioni per me importanti e me le ricordo, me le porto avanti, quando qualcuno me le chiede le dico, le racconto volentieri perché comunque magari so anche di essere uno dei pochi, perché secondo me sono pochi, ad aver avuto la fortuna di fare qualcosina. Quello sì. Mi riaggancio all'attualità per chiederti, ma è una domanda, mi pare un po' scontato ultimamente, lo vince lo scudetto al Napoli? Diciamo che può solo perderlo lui, perché a sto punto chiunque trovi, se questa è la loro condizione sia mentale, fisica, tecnica, penso che si possa togliere delle grosse situazioni anche in Champions. Quello dovremmo vederlo, perché il gioco comunque fisicamente stanno andando, vanno a mille. Stanno trovando comunque i gol. Hanno trovato tre giocatori, hanno dato via tre giocatori e ne hanno presi altri tre che forse sono più forti ancora. Più forti non lo so, però forse in questo momento stanno dando di più di quello che magari avevano dato loro gli altri tre nell'ultimo periodo. Hanno fatto tre acquisti perché Kim, nessuno se l'aspettava, ma è un difensore di altissimo livello. Balazkelia, giocatore devastante. Questo io personalmente non sapevo neanche chi era. Nemmeno io, perché e penso di seguire tanto il calcio, ma lo confesso. Però sono rimasto stupito perché questo, dopo non so se sia quest'anno e poi l'anno prossimo magari vedremo, però in questo momento sta facendo un giocatore devastante. Poi vabbè, c'è Osimhen, ragazzi, quando sta bene 9, e ha la fiducia è un giocatore è infermabile. Mi hai fatto un assist come quando eri in campo, perché hai parlato appunto di Champions League, perché poi tu, seguendo il plot della tua carriera, arrivi all'Empoli, dove hai anche l'opportunità di giocare in Coppa UEFA un doppio confronto con lo Zurigo. Con lo Zurigo, com'era il calcio internazionale arrivando da tutto il percorso che avevi fatto? Beh, sicuramente quando inizi a giocare a livello europeo, diciamo, avere un paio di presenze in Coppa UEFA comunque fa sempre piacere. Tu ne hai fatte due anche con l'Under 20, tra l'altro, giusto? Io sì, ho fatto sì. Di Gentile, se non mi ricordo male. C'era Gentile, ho avuto anche Berrettini. Berrettini, okay. Che dovevo andare al mondiale Under 20 l'anno di Siena, che ti sei fatto male, però purtroppo prima di andare al mondiale ti sei fatto male, sono rotto il ginocchio. Ma c'è un'altra cosa molto particolare che arriva subito dopo, devo andare veloce anche se ce ne sarebbe tanto da parlare, anche di Empoli, una stagione un po' travagliata perché siete retrocessi, però tu poi torni a Bari da Conte in prestito al Piacenza, dove però inizialmente non puoi giocare, no, perché
avevo fatto il doppio trasferimento, però non avevo indossato la terza maglietta, però al momento l'avevano bloccato perché pensavano che avessi usato, perché puoi fare due trasferimenti ma non usare tre magliette. Non usare tre maglie, quindi, ok. E nel giro di un mese poi si è sbloccata. Avevano accolto il reclamo. Avevano accolto, perché comunque abbiamo dimostrato che io comunque, perché la Juve mi aveva girato al Bari, dal Bari ero andato a Empoli, le squadre erano tre, però tu effettivamente avevi giocato in due squadre, avevo giocato, quindi non avevo giocato in tre. No, perché all'epoca sembrava una cosa assurda e fosse successo anche a certi livelli, perché se non mi ricordo male avevano calcolato come terza squadra il fatto che la Juve ti avesse riscattato. Esattamente, e più che altro che io la maglietta della Juve non l'ho mai indossata quell'anno là, era quello, diciamo, il problema, perché se avevo usato quella non poteva essere fatto il trasferimento. Sì, non poteva, lo sapeva anche il Piacenza, certo. A quel punto lì non ti avrebbe preso, infatti sembrava una cosa assurda, ma... E poi dopo ci è voluto 20 giorni, 15 giorni, 20, sì, 15 giorni e poi è andato... Era mercato di gennaio, se non mi ricordo male. Sì. Esatto. Quindi... E lì avevo Pioli. Avevi Pioli, esatto, ci arrivavo, un altro allenatore sulla bocca di tutti, quindi avevi un altro allenatore Pioli. Che secondo me ha costruito ed è cresciuto, ha fatto crescere il Milan in una maniera... importante. Adesso per carità c'è questo momento che penso che sia anche un po' normale, che a volte comunque c'è un periodo dove le cose magari vanno un po' male, però bisogna anche dare tutti i meriti di dove è arrivato, di cosa ha fatto, ha vinto un campionato assolutamente che nessuno avrebbe pensato, meritatamente, perché comunque è un giocatore di qualità, hanno tirato fuori un giocatore che è Leao, che hanno una rosa giovanissima, tra l'altro, che non ne parla giovani, quasi nessuno. Teo Hernandez e Leao sono due giocatori assolutamente devastante, sì, assoluto. Proseguendo nelle varie esperienze che hai fatto in prestito, ce n'è una che mi incuriosiva, perché tu sei stato anche a Gallipoli. Sì. A Gallipoli volevo che mi raccontassi, perché io mi ricordo che era un'annata devastante a livello dal punto di vista societario del Gallipoli. Ma è vero che eravate costretti a finanziarvi le trasferte mangiando in autogrillo, o era una leggenda metropolitana? Allora, c'è stato un periodo non che ci finanziavamo le trasferte, però sicuramente qualche piccolo soldo magari in trasferta, così qualcosa abbiamo, c'è scappato, sì, c'è scappato, ma piccolezze, però le trasferte, la roba che io ricordo, poi non so se hanno pagato l'albergo, se è andato, questo non posso dirlo e non posso dire niente perché io non lo so, però le trasferte bene o male, magari se c'era da risparmiare sul giorno, sulla roba, sicuramente si risparmiava, però non ci sono mai stati. Quindi non è vero che mangiavate in autogrill? No, in autogrill non. Era venuta fuori questa notizia su un noto quotidiano sportivo, ma quindi non è vero. A meno che io non fossi stato infortunato con il sabato o qualcosa. Mi ricordo la notizia, Gallipoli mangia in autogrill. Mi ricordo che siamo stati fermi un minuto durante una partita. Sì, per protesta. Per protesta. Avete lasciato che gli altri poi vi hanno rispettato. Che gli altri stati fermi, giustamente, mi ricordo questo. Però altre cose eclatanti, diciamo, che non mi ricordo. È stata una nata un po' particolare sotto l'aspetto Gallipoli, con tutto rispetto. No, certo. La cittadina è devastante. È bellissima, bellissima. La cittadina è bellissima. Ma tra l'altro è il primo anno loro in Serie B. Primo anno veramente in Serie una B, beffa. Poi tra l'altro io comunque ho vissuto i mesi quelli che si andavano verso il caldo, non ho vissuto il freddo, diciamo, lì quando iniziano le... Era un bel a marzo vivere. Ci stava bene. Era un bel vivere. Comunque fa piacere. Eh sì. C'è gente che va in vacanza, avere la fortuna di giocarla magari nei mesi. Sarebbe stato bello che la situazione anche societaria fosse stata, sicuramente si faceva qualcosa in più, sicuramente si poteva stare più sereni, però il posto è molto bello, sicuramente. Arriva poi Livorno, Lumezzane. A Lumezzane, correggimi se sbaglio, fa crack il menisco questa volta. A Livorno in fase con Ovellino, eravamo partiti per il ritiro, verso fine ritiro mi sono rotto il menisco, io e Russotto Andrea, che adesso è... Sì. A Catania, se non sbaglio. Sì. Nel giro di una settimana, tutti e due. Siamo operati lo stesso giorno, abbiamo recuperato lo stesso giorno insieme, abbiamo iniziato la riabilitazione, poi venendo magari da altri infortuni, così anche la testa stessa dice... Sì, infatti quello che volevo chiederti, c'è la testa che... Si riempie un po' alla volta. A un certo punto dice, caspita, ma tutte a me devono capitare. Quindi anche la testa sicuramente è una cosa importante. Se reagisci in una maniera... buona, bene, se reagisce magari così e così sicuramente fai più fatica. Sì. E da lì poi inizi un lunghissimo percorso che stai proseguendo tuttora nel calcio, chiamiamolo dilettantistico. Sì. Tu hai giocato in tantissime squadre, Adriese, Campodarsego, sì. Giorgione, Union Pro. Di queste stagioni mi viene in mente quella col Campodarsego, dove tu hai contribuito alla promozione e ti chiamavano Orei. Sì, sicuramente Campodarsego. Quale stagione tieni più nel cuore? Quella là è sicuramente una stagione
dove, anche perché ho avuto la sfortuna di farmi male di nuovo il crociato. Tra l'altro, lì, ci arrivavo. Però nel giro d'andata, se non mi ricordo male, fra Coppa Italia e campionato, avevo girato a 22 gol. Quindi proprio quell'anno là mi toccava, la palla andava dentro. Sì, mi toccava, andava dentro anche senza. Poi è vero, ero più giovane, comunque scendevo dai professionisti a poco, sicuramente anche una preparazione fisica diversa. Era sicuramente, diciamo, ero più vicino al calcio, quello vero, che ho lasciato, e mi stavo portando dietro ancora magari qualcosa a livello fisico, perché comunque io dico sempre, fare il professionista vuol dire avere carichi diversi, è tutto diverso, il fisico comunque è preparato in maniera diversa magari che a livello dilettantistico, perché comunque ci sono meno allenamenti, c'è meno disponibilità, ci sono le strutture diverse, è un'altra cosa, lì ti mettono a disposizione per arrivare al top. Esatto. E arriviamo appunto all'annata attuale, sei col Camisano, come sta andando, obiettivi, quanti gol hai fatto intanto? 4-5, pochi. Ma bisogna alzare, pochi, eh? Bisogna alzare, ma diciamo che questa annata è partita molto bene all'inizio, perché prima di fermare per il blocco invernale, diciamo, eravamo terzi o quarti, quindi comunque... Poi nelle ultime partite del girone d'andata abbiamo iniziato a faticare un pochino, abbiamo ripreso il girone di ritorno sempre con fatica. Siamo arrivati in finale di Coppa Italia, che comunque è un buon traguardo, abbiamo perso, però ci sta anche quello, nel caso si può vincere e si perde. Esatto, importante arrivarci comunque anche a certi livelli. Sì, arrivarci è importante vincere. Questa è mentalità Juve, questa è mentalità Juve, questa è chiara mentalità Juve. Comunque... stiamo facendo un po' di fatica, però comunque c'è un gruppo splendido di ragazzi. Allora, ultima parte, botta e risposta. Io vi faccio la domanda senza commentare né niente. Squadra del cuore, me l'hai già detta, Juventus. Idolo di sempre. Trezeguet. Compagno più forte. Ecco, Del Piero. Avversario più forte. Maldini. Difensore più ostico. Materazzi. Portiere più bravo. Buffon, senza dubbio. Un amico vero che hai trovato nel mondo del calcio? Se ne hai trovati, perché amici ce ne sono, però nel mondo del calcio è difficile. Poi ti lasci. Sì. E portare avanti un'amicizia è molto complicato. Ce n'è uno con cui magari hai tenuto i rapporti ancora? Ma mi sentite? Ce n'è più di qualcuno che ci sentiamo, anche lo stesso Claudio. Comunque, però, non posso reputarlo un amico che ti porti dietro. È un amico nel calcio, però un amico ce l'ho magari a 5 km esatto. da casa. Che... Vabbè, gol più bello. La rovesciata di Cristiano Ronaldo in Champions. Il tuo? Quello di testa contro l'Udinese. Contro l'Udinese. Se non avessi fatto il calciatore, che lavoro avresti fatto? Ma non lo so. Punto di domanda. Lo fai il fantacalcio? Ad anni alterni. Per il servizio perdi. Soprannome che ti ha accompagnato per tutta la carriera, se ne avevi uno? Non ne ho mai avuto uno, perché comunque il nome era corto, Ray, è difficile anche trovare. È difficile. Volpa, niente. Negli ultimi anni magari. Volpa. Però... Se fossi un giornalista, che voto daresti alla carriera di Ray Volpato? 6.5, 7, dai. 6.5, si poteva fare di più, ma non è andata neanche male. Sicuramente si poteva fare di più, però è sufficiente. Grazie mille, Ray. Grazie, è stato un piacere. Altrettanto. Ciao. Ray, grande, sei divertito? Sì, dai, è una cosa molto tranquilla.